10-0, partiamo. Vai Gianluigi! Sì, Michele, perché visto che si parlerà parecchio del Pocio Lavezzi in questo frangente di trasmissione, ci sono però alcune alternative che sta valutando l'Inter, le sta valutando con attenzione. Una è il Papu Gomez, il suo agente Leonardo Rodriguez ha peraltro confermato questa ipotesi, agente anche di Kerman Dennis, ha confermato questa ipotesi Inter, ha detto di aver sentito Marco Branca ed è un giocatore che piace parecchio all'Inter, potrebbe essere lui l'eventuale alternativa a Lavezzi, ma non è detto che possa arrivare in ogni caso. Un'altra alternativa? Che giovedì o venerdì Montella incontrerà Baldini, dopodiché ci sarà una contropartita tecnica che verrà data al Catania, si parla molto di Crescenzi che torna dal Bari, ma potrebbe essere anche Florenzi e potrebbe esserci il mercato tra Roma e Catania, fermo restando che il Catania non è una bottega da saccheggiare, con tutto il rispetto dobbiamo dirlo nei riguardi del Catania, però Gomez, Barrientos e Silvestre piacciono tutte e tre a Montella, vedremo se ci saranno gli sviluppi o le offerte congrue. Parlavo dei tre del Catania e mi hanno corretto giustamente su Facebook, mi riferivo a Spolli più che a Silvestre, perché Silvestre gioca a Palermo, però c'è anche Silvestre che andrà in un grande club nella lista e su Silvestre ci sarà una bagarre enorme, spero che resti in Roma Italia. In Pol? Roma, Inter, Milan.